Luca Parmitano torna sulla Stazione Spaziale Internazionale con la missione dell'ESA Beyond, oltre. Un nome, un programma. Oltre è l'avverbio che ci porta nel futuro, scelto come nome della missione per invitare a guardare alle prossime tappe dell'esplorazione spaziale. Quello che facciamo in orbita non è soltanto per gli astronauti o per il programma della stazione spaziale, ma è per tutti, aveva detto l'astronauta di Catania, colonnello neopromosso dell'aeronautica militare, aggiungendo che quello sulla stazione è un tassello fondamentale da realizzare per l'apprendimento in termini di scienza e di tecnologia di ciò che servirà per le missioni che porteranno l'uomo sulla Luna, su Marte e verso mete ancora più distanti. Partenza il 20 luglio, data storica in cui ricorre il 50° anniversario del primo allunaggio. Con lui, a bordo della Soyuz che partirà dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, direzione Stazione Spaziale Internazionale, ci saranno il collega statunitense Andrew Morgan e il cosmonauta russo Alexander Skvortsov. Parmitano, astronauta del corpo ESA, a partire dalla seconda parte della missione avrà il ruolo di comandante. È il primo italiano e il terzo europeo a ricoprire questa carica apicale, un ruolo che Parmitano vuole mettere a frutto per permettere ai suoi colleghi di acquisire esperienza, come capitò a lui nel 2013 con la missione dell'Agenzia Spaziale Italiana Volare 166 giorni in orbita. Ce l'ho raccontato lo stesso Parmitano durante una telefonata dal periodo di quarantena pre-partenza. Come sta passando questi ultimi giorni prima della partenza? Qui a Baikonur il tempo passa molto velocemente, perché come equipaggio primario siamo impegnati ogni giorno in tutta una serie di attività che vanno dall'addestramento alla revisione delle nostre procedure, all'addestramento fisico, attività di public relations, quindi siamo sempre abbastanza impegnati, per cui passano davvero, davvero velocemente. Allo stesso tempo però, fortunatamente, visto che siamo in isolamento, ne approfittiamo anche per cercare di recuperare un po' le forze dopo la maratona di esami finali a Star City e presentarci al lancio nella forma migliore possibile. Le chiedo se ci sono delle differenze, soprattutto di carattere emotivo, rispetto allo stesso periodo prepartenza del 2013. Certamente, ma ci sarebbero in ogni caso delle differenze, perché comunque anche se fosse tutto esattamente uguale, se fosse uguale la missione e non lo è, se fosse uguale la macchina e non lo è, se fosse uguale l'equipaggio e non lo è, comunque sarei cambiato io, sono passato 6 anni, sono diverso, ho già delle aspettative diverse rispetto alla prima volta, ho anche una comprensione diversa della... è molto più accurata di quali sono gli eventi, di quale sarà la sequenza e di cosa succederà. Per cui chiaramente l'aspetto emotivo è cambiato, ma il fatto che sia cambiato non significa assolutamente che sia meno intenso, è semplicemente diverso. E che aspettative ha in particolare per questa missione? Le aspettative sono, per quanto mi riguarda, di cercare di fare il meglio possibile nel mio lavoro. Quando parlo di aspettative, più che altro mi riferisco a quelle che non possiamo avere. Mentre in un primo volo un astronauta vorrebbe ottenere tutto, vorrebbe poter fare tutto il possibile, quindi qualificarsi come attività extraveicolare, qualificarsi come operatore di robotica, qualificarsi come operatore delle navette, fare tutti gli esperimenti possibili, cercare di fare più comunicazione possibile e anche apprendere in questa sequenza di eventi il più possibile. Chiaramente nel secondo caso l'aspettativa cambia, nel senso che non solo non sento il bisogno di essere assolutamente protagonista in tutti gli eventi, ma più che altro vorrei restituire. Io ho avuto un'esperienza in cui ho potuto fare davvero quasi davvero tutto, in un certo senso sarò il comandante di questa spedizione, è importante per me avere l'aspettativa che se non riuscirò a fare tutto sarà molto più importante permettere agli altri astronauti di acquisire esperienza.
Durante la missione Volare, Parmitano per due volte condusse un'attività extraveicolare, popolarmente nota come passeggiata spaziale, un evento che potrebbe ripetersi anche nei prossimi mesi. La possibilità c'è perché io e il collega Andrew Morgan siamo stati addestrati per una serie di attività extraveicolari molto specifiche, per i quali siamo gli unici due addestrati di fatto. Per cui se tutte le condizioni si allineeranno correttamente, dovremmo essere in grado di effettuare delle attività extraveicolari molto specifiche per uno scopo ben preciso. Però nel mio lavoro l'unica cosa certa è che tutto cambia e quindi non lo sapremo con certezza fino a quando praticamente non sarà il momento di uscire fuori dalla stazione. Come raccontato più volte, vedere la Terra dallo spazio cambia la prospettiva su molte cose. È vero, il nostro pianeta dall'alto non ha confini, ma appare anche in tutta la sua fragile bellezza. L'astronauta italiano ha lanciato un appello di sensibilizzazione ai cambiamenti climatici, il grande nemico contro cui combattere nei nostri anni. Io non credo che sia un tema delicato, credo che sia un tema drammatico. E quindi la sensibilizzazione è equivalente a educazione. Parte del nostro compito di astronauti è quello di educare la gente alla scienza, alla tecnologia e all'esplorazione. Beh, la scienza e la tecnologia ci aiutano anche nel campo dei cambiamenti climatici. Siamo in grado di vederli e monitorarli grazie alla scienza spaziale, grazie ai satelliti europei, ai satelliti internazionali. Acquisire coscienza di un dato di fatto e di parlarne, cercare di prendere un'azione, fa sicuramente parte della sfera educazione di un astronauta. Per cui non ho timore nel dire che oggi è il nemico più grande, il nemico più grande dell'umanità. Gli esseri umani non sono in grado di distruggere il pianeta né di distruggere la vita, ma sono sicuramente in grado di distruggere la capacità dell'uomo di continuare a vivere sul nostro pianeta. Per cui è un appello appello all'ingenuità umana, è un appello a chi ha il futuro nelle mani, perché come ho detto tante volte, il futuro non ci appartiene, così come il pianeta non ci appartiene, ma è nelle nostre mani. Quindi è il momento adesso di lavorare per cercare di salvaguardare quel futuro per chi come me ha delle figlie e per i loro figli, per le generazioni che verranno.